Ciao a tutti astrofili e astrofotografi. Rieccomi qua a parlare della Skywatcher Wave 150i. Stavolta affronto un tema abbastanza importante per gli appassionati che come me sono passati da una montatura tradizionale, nel mio caso una ZQ6GT, ad una montatura a moto armonico. Skywatcher è stata l'ultima sul mercato dei grandi a uscire con un prodotto di questo tipo e sicuramente la mia curiosità era tutta in ambito astrofotografico, quali impostazioni andare a modificare sui vari software di utilizzo, in particolar modo PHD2, come la montatura si sarebbe comportata con uno strumento a lunga focale e dal peso già abbastanza imponente. E quindi ho deciso di utilizzare 3-4 serate di cielo sereno, per quanto ventose, per capire appunto quali impostazioni danno il miglior risultato quando si utilizza una montatura di questo tipo. E poi ho intenzione anche di parlarvi di alcune valutazioni che ho fatto in merito all'utilizzo sul campo, a che difficoltà ho incontrato e a quali criticità ho avuto modo di affrontare andandola ad utilizzare in ambito astrofotografico e a come ho sopperito o quantomeno a quanto sono riuscito a fare con quanto a mia disposizione. Io provenivo da una ZQ6GT, una montatura che pesa quasi 20 kg nella sua valigia con tutti gli accessori e portarsela dietro non era il massimo. Quello che volevo capire dopo diverse serate passate ad utilizzare quest'altro prodotto era quanto avevo guadagnato in termini di comodità di utilizzo e quanto eventualmente potevo aver perso in termini di prestazioni sul campo. Alla fine, come funziona questa Wave per davvero? La Wave che ho acquistato, la 150i, doveva essere in grado, e sulla carta lo era, ne ero convinto, di gestire non solo i miei due setup più leggeri, ovvero un apocromatico da 70 di diametro e 350 mm di focale e l'equivalente da 107, 700 mm di focale, ma doveva essere in grado di gestire anche un tubo come questo, un C925 a una focale di 1,6 m. Per un peso di 13 kg. Acquistare la Wave mi ha permesso di risparmiare perlomeno 10 kg sulla sola testa della montatura. Certo è che nel passaggio speravo tantissimo di non doverla utilizzare limitatamente ai miei due tubi più piccoli, di cui parlavo prima, ma che questa montatura sarebbe stata in grado di guidare anche un setup del genere. Quindi 1,6 m di focale e 13 kg di peso. Questo è il peso di questo setup che ho montato per farvi vedere, con riduttore, camera mono, ruota filtri e camera guida. Se la Wave fosse stata in grado di gestire un tubo del genere, io praticamente avrei vinto al Super Enalotto. Primo aspetto da curare, il bilanciamento. Un setup del genere, secondo me, ha assolutamente bisogno di contrappesi, per quanto la Wave, da specifiche tecniche del produttore, possa spostarselo a destra e a manca senza problemi, senza alcun tipo di contrappeso, perché senza contrappesi questa montatura è data per un carico massimo di 15 kg. Di sicuro, contrappesandola in questa maniera, quindi bilanciando fino al 90-95%, ho fatto i calcoli con carta e penna, del peso del tubo ottico con tutto il treno ottico dietro, la montatura dovrebbe dare il meglio di sé e consumare meno sul campo, il che è utile quando si è con una batteria. Bilanciamento fatto in casa, in ascensione retta e declinazione, segnandomi sulla barra a coda di rondine i punti di equilibrio di ogni strumento in mio possesso. Quindi, montando treno ottico e impostando il setup come esattamente per fare fotografia, su un piano orizzontale ho inserito una matita, un pennarello, qualunque oggetto rotondo, in modo da capire il punto di equilibrio. Quando vado a mettere i tubi sulla montatura, quindi in declinazione, il tubo è già bilanciato e non si può sbagliare. Per quanto le armoniche non necessitino di questa attenzione, sicuramente ne gioverà.
Per quanto riguarda invece il bilanciamento in ascensione retta, carta e penna, una volta conosciuto il peso di ogni setup a mia disposizione, ho capito la distanza a cui posizionare uno o due contrappesi sulla barra della Wave. In questo modo la montatura è totalmente bilanciata nel caso dei due rifrattori più piccoli e bilanciata al 90-95% quando uso il tubo più grande. Mi sento di consigliare fortemente il bilanciamento preventivo dei propri setup, annotandosi i punti di equilibrio per la declinazione sulla barra a coda di rondine e una contrappesatura anche approssimativa grazie ai contrappesi e l'asta, per evitare di andare a toccare i fermi di blocco di ascensione retta e declinazione. Sul web circolano notizie di persone, utenti, che hanno avuto problemi di giochi residui, mi riferisco specialmente all'asse di declinazione, quindi per non fare l'eroe e non andarmi a cercare guai, ho preferito non toccarli mai. Sicuramente funzionano, ma appunto, facendo questo bilanciamento preventivo, si evitano problemi. E la montatura, ricordiamoci sempre, non è schizzinosa come le vecchie montature alla tedesca con trasmissione a corona e vite senza fine. Quindi, anche se si rimane sbilanciati di qualche chilo, non è un problema né sulla carta e né sul campo. Altra miglioria, la questione cavetti. Tutti a 90 gradi, tutti. Corrente, USB, RJ 45 per chi usa come me Qmod e quindi si collega con un cavo Ethernet. Questo per risolvere i problemi legati al fastidioso ingombro delle connessioni rivolte verso l'alto del pannello di ascensione retta. In questo modo si evitano danni sia ai connettori che alla strumentazione in fase di movimentazione dei nostri setup. In fase di utilizzo sorta subito una criticità, la velocità di guida. Detto che l'esposizione della camera guida non può essere oltre un secondo e mezzo, questo a causa delle intrinseche caratteristiche di questi strumenti, la velocità di guida assume un ruolo importante, nel senso che sulle vecchie montature tradizionali, diciamo, la velocità di guida veniva assestata fra uno 0,7, qualcuno addirittura 0,9 per quella siderale. Questo per andare a controbilanciare gli effetti legati al backlash delle meccaniche di queste montature. Nel caso delle montature a moto armonico, invece, il discorso è ben diverso, perché la montatura, per quanto abbia un errore periodico esteso, non oltre quello delle montature tradizionali, ma molto più rapido nelle proprie escursioni, comunque si ha una reattività elevatissima. Un po' è dovuto appunto a un backlash quasi nullo in entrambi gli assi e un po' è dovuto alla velocità con cui, alla frequenza, scusate, con cui si va a guidare su una o più stelle. Un'esposizione di guida di un secondo va incontro a problemi legati al seeing. Infatti il cielo nostro medio in Italia non è certo quello del deserto di Atacama o quello della Namibia, quindi seeing al di sotto di un secondo sono impossibili, mentre sono più comuni quelli fra 1,5 e 2 secondi. Una camera guida quindi con un ampio campo di ripresa e un'elevata sensibilità è fondamentale per andare a guidare su più stelle attivando in PHD2, il software che utilizzo io per esempio, la guida multistelle. Quindi facendo una guida multistelle si va a mitigare l'effetto dannoso del seeing e si evitano grafici particolarmente sbarazzini legati appunto all'inseguimento del seeing piuttosto che agli errori della montatura stessa. Una guida ad alta frequenza, d'altronde, ha anche dei vantaggi, nel senso che la montatura è già di per sé priva o quasi di backlash in entrambi gli assi e le correzioni avvengono appunto ad alta frequenza. Quindi le stelle non possono spostarsi per lungo tempo da quella che è la posizione di lock su PHD2, vengono immediatamente corrette. Ho voluto far coincidere qualche ora di prova sul campo con l'integrazione di un soggetto che volevo davvero riprendere. Mi riferisco al complesso nebulare composto dall'IC443 e 444 nei gemelli. Ho utilizzato il TechnoSky AG70, per quanto la sua focale di 350 non possa considerarsi un banco di prova definitivo per la Wave, le poche serate spese a riprendere hanno fornito numeri e grafici davvero notevoli. Sì, perché utilizzando lo stesso setup con la vecchia ZQ6
ottenevo una guida con un errore medio tra 0,7 e un secondo d'arco, mentre la Wave ha garantito sempre un RMS tra 0,5 e 0,6 secondi, scendendo spesso al di sotto. Questo sia con la guida fuori asse che con la guida in parallelo. Ci tengo a precisare che quando dico che la Wave 150 ha bisogno di lavorare con i contrappesi, mi riferisco ad un uso prettamente astrofotografico, con tubi a lunga focale e piuttosto pesanti, e al solo scopo di ottenere il massimo da questa montatura che, ripeto, non ne ha alcun bisogno se si rimane al di sotto dei 15 kg di carico. Uno screenshot fatto durante un breve test su C925 e guida fuori asse mostra un RMS adeguato al tipo di strumento. Da notare che parliamo di un test effettuato con due sole stelle guida e con un seeing assolutamente non buono. La registrazione che ho fatto durante la guida consente di capire a grandi linee il comportamento di questa montatura e quali impostazioni ho finito per usare. Un'esposizione della camera guida di un secondo, movimenti minimi in declinazione di 0,10 pixel ed impulsi massimi intorno a 300-350 millisecondi. Guida multistella sempre attiva. Ho pure provato a guidare a 0,5 secondi, ma non ho notato alcun reale vantaggio. Ugualmente, cambiare l'algoritmo in ascensione retta, dal pack di PHD2 al classico isteresi, per esempio, non ha prodotto differenze sostanziali. Forse potrò limare ancora qualcosa in ascensione retta, ma i numeri sono davvero già così ottimi. La reattività della montatura è comunque sempre evidente. Eccoci su PixInsight, giusto per far vedere qualche file uscito da sessioni reali del soggetto di cui vi parlavo prima, la nebulosa Jellyfish. Ecco qua, questo è un singolo file, un light frame da 10 minuti di posa, sempre fatto col TechnoSky a 350 mm di focale, quindi non è rappresentativo davvero delle potenzialità di questa montatura. Ad ogni modo, tenete presente che, a parte le stelle che sono veramente ottime, perfette, questo file è stato solamente calibrato, quindi non è stato utilizzato alcun software di deconvoluzione come Blur Exterminator, per esempio, e in entrambe le due serate che ho dedicato alla ripresa col filtro idrogeno alfa ho acquisito 43 frame, non ne ho buttato neanche uno. Le stelle erano perfette in tutti i frames. Per quello che può servire, questo è il risultato di la semplice integrazione di 43 pose. Eccoci al massimo zoom. Anche qui non è stato applicato nient'altro di software per deconvoluzione, sharpening e quant'altro. Come potete vedere, il dettaglio è veramente eccellente, vuoi per la bontà dello strumento che per la qualità dell'inseguimento della montatura. E questa, infine, è la ripresa finalmente elaborata. Eccoci qua. Nessuna deconvoluzione applicata, solo riduzione rumore. Come potete vedere, il risultato è veramente ottimo. Ripeto, questa montatura può mandare un C925 a una focale di 1,6 m e questo test è esclusivamente per verificare anche la ripetibilità tra una sessione e l'altra, la guida e da un light frame al successivo. Sempre attenzione al vento, perché la Wave si è dimostrata particolarmente sensibile a causa dei pesi distribuiti in modo diverso. La velocità di guida che ho scoperto più indicata per questa montatura è 0,5x. Ho notato che PHD2 lavora al meglio sempre con la guida multistelle utilizzando una impostazione di movimento minimo del centroide veramente bassa. Ero partito da 0,25 per la vecchia ZQ6, sono arrivato a 0,1 pixel con la Wave 150. Questo consente correzioni molto frequenti, ma molto rapide e molto brevi, che consentono di ottenere un grafico abbastanza valido, che oltretutto offre risultati superiori alle vecchie montature. C'è poco da fare. La Wave, per adesso, sembra migliore della mia vecchia ZQ6.
Ho provato vari algoritmi di inseguimento, soprattutto in ascensione retta. Ho provato l'isteresi classico, andando a modificare il parametro, diciamo la parte predittiva o reattiva, quindi più reattivo piuttosto che predittivo, e ho provato anche il PEC di PHD2. Però non ho visto sostanziali differenze fra i due. Una volta impostato bene il movimento minimo sul centroide della stella e la velocità di guida, la montatura fa il resto e arriva a risultati buoni rapidamente, si stabilizza molto velocemente. Quindi l'esperienza com'è stata finora? Direi più che positiva. La montatura è trasportabile, leggera, molto comoda da utilizzarsi. La valigetta è veramente molto più piccola di quella della mia vecchia ZQ6, quindi anche andare a caricare un'auto per andare a giro sul campo è più comodo. E soprattutto la montatura, messa nelle migliori condizioni di lavoro, a mio avviso può anche surclassare una vecchia montatura classe Q6, come appunto avevo io. Una base stabile, tanto per cominciare, su cui mettere queste montature. Si risparmiano nel mio caso 10 kg sulla sola testa della montatura, parliamo di 5,8 kg contro 15,5 della vecchia ZQ6, quindi non ho intenzione di risparmiare anche sul treppiedi. I treppiedi in carbonio forniti con queste montature sono a mio avviso abbastanza inutili e si rischiano dei pericolosi cappottamenti della propria attrezzatura se ci si monta sopra attrezzatura un po' più pesante di un piccolo rifrattore apocromatico. E la questione contrappesi. Pare un paradosso, perché uno compra una montatura a moto armonico perché è in grado di funzionare senza un bilanciamento. Siamo d'accordo, ma per farla funzionare al meglio, magari parzialmente, andrebbe bilanciata. La montatura guida meglio e consuma meno. Con carichi pesanti diventa fondamentale, altrimenti si va incontro a un sacco di problemi anche di torsioni meccaniche legate all'utilizzo di tubi pesanti senza alcun tipo di contrappeso sull'altro lato. Quindi, anche se sulla carta la montatura può farlo senza problemi, per un utilizzo astrofotografico è consigliabile una contrappesatura, un bilanciamento quantomeno parziale. A questo punto sono quasi le 6, sta facendo buio. Ovviamente il tempo fa schifo e non si possono fare foto stasera. E devo anche chiudere questa breve video recensione. Un saluto a tutti, se avete critiche, consigli, domande di qualunque tipo, vi prego o di scrivere nei commenti sotto al video o di contattarmi tramite i canali social dove potete trovarmi senza alcun problema. Sarò felice di rispondere alle domande, se sarò in grado ovviamente, e di fronteggiare eventuali critiche che mi potrete muovere. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti!